Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del Golfo ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 40 giorni lo aveva accompagnato un ragazzo, Manolin, ma dopo 40 giorni passati senza che prendesse neanche un pesce, i genitori del ragazzo gli avevano detto che il vecchio ormai era decisamente, definitivamente salao, che è la peggior forma di sfortuna. E il ragazzo li aveva ubbiditi andando in un'altra barca che prese ben tre bei pesci nella prima settimana. Era triste per il ragazzo vedere arrivare ogni giorno il vecchio con la barca vuota e scendeva sempre ad aiutarlo a trasportare le lenze, la gaffa, la fiocina e la vela serrata all'albero. La vela era rattoppata con sacchi di farina e quando era serrata pareva la bandiera di una sconfitta perenne. Il vecchio era magro e scarno. E aveva rughe profonde alla nuca. Le chiazze, provocate dai riflessi del sole sul mare tropicale, scendevano lungo i due lati del viso e le mani avevano cicatrici profonde che gli erano venute trattenendo con le lenze i pesci pesanti. Ma nessuna di queste cicatrici era fresca. Erano tutte antiche, come erosioni di un deserto senza pesci. Tutto in lui era vecchio, tranne gli occhi, che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti. Il vecchio aveva insegnato a pescare al ragazzo e il ragazzo gli voleva bene. Posso offrirti una birra? Gli chiese il ragazzo. Perché no? Disse il vecchio. Tra pescatori. Santiago, disse il ragazzo, posso andare a cercarti le sardine per domani? No, vai a giocare a baseball. Ma se non posso pescare con te, vorrei almeno esserti utile in qualche modo. Mi hai comprato la birra? Disse il vecchio. Sei già un uomo. Quanti anni avevo la prima volta che mi hai preso sulla barca? 5. Posso procurarti le sardine. So anche dove potrei procurarti 4 esche. Mi sono avanzate quelle di oggi, le metterò nel sale, nella scatola. Lascia che te ne dia 4 fresche. Una, disse il vecchio. Due, disse il ragazzo. Due, acconsentì il vecchio. Non le hai rubate, vero? Avevo voglia di farlo, disse il ragazzo, ma queste le ho comprate. Grazie. Disse il vecchio, domani sarà una giornata buona con questa corrente. 85 è un numero che porta fortuna. Quando tornerò dovrai raccontarmi degli Yankees, anche se è possibile, è impossibile che gli Yankees perdano. Io ho paura degli Indians di Cleveland. Abbi fede negli Yankees, figlio mio. Pensa al grande Di Maggio. Ora però dovresti andartene a letto, Santiago, in modo da essere fresco domattina. Lo sai che quando io avevo la tua età mi trovavo davanti all'albero di una nave a vele quadre che andava in Africa e la sera ho visto i leoni sulle spiagge. Lo so, me l'hai detto. Si addormentò presto e sognò l'Africa di quando era ragazzo. E le lunghe spiagge dorate, le spiagge bianche, così bianche da fare male agli occhi, e i promontori alti e le grandi montagne brune. Non sognava più tempeste, né donne, né grandi avvenimenti, né grossi pesci, né zuffe, né gare di forza, e neanche sua moglie. Ora sognava soltanto luoghi e i leoni sulla spiaggia. Giocavano come gattini nel crepuscolo e gli piacevano. Quando si svegliò, guardò la luna attraverso la porta aperta e bevette lentamente il caffè. Non avrebbe preso altro per tutto il giorno e sapeva che gli era indispensabile berlo. Da molto tempo non gli andava di mangiare prima della pesca e non portava mai la colazione con sé. Aveva una bottiglia d'acqua a prua della barca e non aveva bisogno di altro per tutto il giorno. Adattò gli stroppi dei remi agli scalmi e incominciò a remare al buio. Per uscire dal porto. Vi erano altre barche che prendevano il mare da altre spiagge e il vecchio udiva i tuffi e i colpi di remo, pur non vedendoli ora che la luna era sotto le colline. A volte in una barca qualcuno parlava, ma quasi tutte le barche erano silenziose, eccettuato
il tuffo dei remi. Si allontanarono le una dalle altre appena uscite dall'imboccatura del porto e ciascuna si avviò in quella parte di oceano in cui sperava di trovare pesci. Il vecchio intendeva dirigersi al largo e si lasciò l'odore della terra alle spalle e remò nel fresco odore dell'oceano del primo mattino. Nell'oscurità il vecchio sentì giungere l'alba e mentre remava udì il suono tremolante dei pesci volanti che uscivano dall'acqua e il sibilo fatto dalle rigidi ali tese mentre si allontanavano librate nel buio. I pesci volanti gli piacevano molto ed erano i suoi migliori amici sull'oceano. Lui pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. Alcuni fra i pescatori più giovani di quelli che avevano le barche a motore ne parlavano come di El Mar al maschile, ne parlavano come di un rivale o di un luogo, perfino di un nemico, ma il vecchio lo pensava sempre al femminile, come qualcosa che concedeva o rifiutava grandi favori e se faceva cose strane o malvagie era perché non poteva proprio evitarle. La luna lo fa reagire come una donna, pensò. Remava con regolarità e non faceva fatica. Lasciava fare un terzo del lavoro alla corrente e allo spuntare dell'alba si accorse di essere già più al largo di quanto avesse sperato. Prima che fosse giorno chiaro, aveva gettato le esche e si lasciava trasportare dalla corrente. La prima esca giungeva a una profondità di 40 braccia, la seconda giungeva a 75 braccia e la terza e la quarta erano affondate nell'acqua azzurra per 100 e 125 braccia. Le esche pendevano a testa in giù col gambo dell'amo inserito nel pesce esca, legato, fissato solidamente, e tutta la parte ricurva dell'amo, il braccio e la punta, era coperta di sardine fresche. L'amo passava attraverso gli occhi delle sardine che creavano così una mezza ghirlanda sull'acciaio ricurvo. Non c'era parte dell'amo che non sarebbe riuscita dolce, odorante, saporita per un bel pesce. Ogni lenza, spessa come una grossa matita, era fissata a un bastoncino instabile in modo che ogni volta che l'esca veniva tirata o sfiorata il bastoncino cadeva e per ogni lenza c'erano due duglie di 40 braccia che si potevano aggiungere ad altre duglie di riserva, per cui in caso di necessità un pesce poteva avere a disposizione più di 300 braccia di lenza. Poi il sole divenne più luminoso e abbagliò l'acqua e il mare liscio lo fece rimbalzare negli occhi del vecchio dandogli un dolore acuto, per cui continuò a remare senza guardarlo. Guardò giù nell'acqua, sorvegliò le lenze. Io le tengo al posto giusto, disse ad alta voce. Soltanto non ho più fortuna, ma chissà, forse oggi, ogni giorno è un nuovo giorno e quando arriverà io sarò pronto. Proprio in quel momento la lenza a poppa gli si irrigidì sotto il piede. Dove ne aveva tenuto un giro, il vecchio lasciò andare i remi e mentre teneva salda la lenza e cominciava a issare, sentì il peso di una piccola lampuga che tirava, vibrando. La vibrazione aumentò mentre il vecchio tirava e questi vide il dorso azzurro del pesce nell'acqua, i fianchi dorati prima di capovolgerlo sulla barca. Rimase a poppa nel sole, compatto, a forma di palla, con i grandi occhi privi di intelligenza sbarrati, mentre riversava la vita pulsante contro il fasciame della barca, coi rapidi colpi vibrati della coda veloce. Il vecchio per bontà lo colpì sulla testa e lo prese a calci, mentre il corpo ancora tremava nell'ombra della poppa. «Bene», disse ad alta voce, «sarai il mio pranzo». Non ricordava quando avesse incominciato a parlare da solo, forte. In passato, quando era solo, cantava. Probabilmente aveva incominciato a parlare forte da solo quando il ragazzo lo aveva lasciato. Se gli altri mi sentissero parlare forte, penserebbero che sono matto, disse ad alta voce, ma poiché non sono matto non me ne importa niente. Poi, all'improvviso, guardando le lenze, vide tuffarsi in un colpo uno dei bastoncini sporgenti. Sì, disse,
Sì. E disarmò i remi senza fare sobbalzare la barca. Si sporse a prendere la lenza e la tenne con delicatezza tra il pollice e l'indice della mano destra. Non sentì né sforzo né peso e tenne la lenza con leggerezza. Poi venne di nuovo. Questa volta era uno strappo di prova, né forte né pesante, e il vecchio sapeva esattamente che cos'era. A 100 braccia di profondità un marlin stava mangiando le sardine che coprivano la punta e il gambo dell'amo, dove l'amo curvato a mano sporgeva dalla testa del pesce esca. Il vecchio tenne la lenza con delicatezza con la mano sinistra. Ora poteva lasciarla scorrere tra le dita senza che il pesce sentisse alcuna pressione. Così al largo, disse, deve essere enorme. Mangiale, pesce, mangiale. Mangiale, per favore, sono belle fresche. Tu sei laggiù a 100 braccia, in quest'acqua fredda, al buio. Fai un altro giro al buio, torna indietro a mangiarle. Sentì un lieve strappo delicato e poi uno strappo più forte quando la testa della sardina doveva essere stata più difficile da staccare dall'amo. Poi più nulla. Su, disse il vecchio ad alta voce, fai un altro giro, vieni ad annusarle, non sono belle. Ora mangiale per benino, non fare complimenti, pesce, mangiale! Aspettò con la lenza tra il pollice e l'indice, osservandola senza trascurare le altre, perché il pesce avrebbe potuto nuotare più in alto o più in basso. Poi sentì lo stesso lieve strappo delicato. Ora prende, disse il vecchio ad alta voce, voglia Dio che prenda. Invece non prese. Se ne andò e il vecchio non sentì più nulla. Non può essersene andato, disse. Lo sa Cristo che non può essersene andato. Sta soltanto facendo un giro. Forse ha già abboccato una volta e se ne ricorda. Poi sentì il lieve strappo alla lenza e fu la felicità. Era soltanto un giro, disse. Ora prende. Fu la felicità sentire lo strappo lieve e poi qualcosa di duro, incredibilmente pesante. Era il peso del pesce. Il vecchio lasciò filare giù, giù, giù la lenza mentre si svolgeva la prima duglia di riserva. Mentre la lenza scendeva, sdrucciolandoli lieve tra le dita, il vecchio continuava a sentire il gran peso, nonostante la pressione del pollice e dell'indice fosse quasi impercettibile. Che pesce, disse. Lo tiene in bocca di traverso ora e se lo sta portando via. Poi si volterà e lo inghiottirà, pensò. Non lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle le cose belle non succedono. Sapeva com'era grosso questo pesce e lo immaginava mentre si allontanava nel buio con l'esca tenuta di traverso in bocca. Poi il peso aumentò e il vecchio diede altra lenza. Aumentò per un attimo la pressione del pollice e dell'indice. Il peso crebbe e si diresse in profondità. L'ho preso, disse. Ora glielo faccio mangiare per bene, mangiare ancora un po', dice, mangia per bene, mangia, in modo che la punta dell'amo ti entri nel cuore e ti uccida, pensò. Sali con comodo e lascia che ti metta nel corpo la fiocina. Bene, sei pronto, ti sei fermato abbastanza a tavola. Ecco, disse ad alta voce, diede uno strappo violento con tutte e due le mani, recuperò 1 metro di lenza e poi tornò a tirare più e più volte, abbattendo alternamente le braccia sul cavo e con tutta la forza delle braccia e il peso del corpo rotato. Non accadde nulla. Il pesce si limitò ad allontanarsi lentamente e il vecchio non riuscì a sollevarlo di 1 centimetro. La lenza era forte, adatta ai pesci pesanti, ed egli la resse con la schiena. Poi incominciò a fare un lieve rumore sibilante nell'acqua ed egli continuò a reggerla, tenendosi in equilibrio contro il banco dei remi, curvandosi all'indietro per resistere alla pressione. La barca incominciò a muoversi lentamente in direzione nord-ovest. Il pesce proseguì con regolarità e procedettero lentamente sull'acqua calma. Sono rimorchiato da un pesce e io faccio da bitta, disse il vecchio ad alta voce. Potrei fermare la lenza, ma allora lui potrebbe spezzarla. Bisogna che lo tenga più che posso e che gli dia lenza quando la vuole. Grazie a Dio sta andando avanti, non in giù. Che cosa farò se decide di andare a fondo? Non lo so. Che cosa farò se affonda e muore? Non lo so proprio, ma qualcosa farò. Continuò a reggere la lenza sulla schiena e ne osservò l'inclinazione nell'acqua e guardò la barca che si spostava con regolarità in direzione nord-ovest. Così morirà, pensò il vecchio. Non può andare avanti così per sempre. Ma 4 ore dopo il pesce stava ancora nuotando con regolarità verso il largo, rimorchiando la barca, e il vecchio stava ancora saldamente in equilibrio con la lenza attraverso la schiena. Era mezzogiorno quando ha abboccato e ancora non l'ho visto. Aveva anche sete
e si chinò in ginocchio e, stando attento a non urtare la lenza, si spinse in avanti più che poté a prua e prese con la mano la bottiglia dell'acqua, l'aprì e ne beve un sorso. Poi si appoggiò alla prua, si riposò sedendo sull'albero disarmato e cercò di non pensare, solamente di resistere. Poi si guardò alle spalle e vide che la terraferma era scomparsa. Non importa, pensò. Posso sempre rientrare con le luci dell'Havana. Ci sono ancora 2 ore prima che tramonti il sole e forse lui verrà fuori prima. Se no, forse verrà fuori con la luna. Se no, forse verrà fuori con l'alba. Non ho crampi e mi sento bene. È lui che ha l'amo in bocca. Ma che pesce per tirare così. Mi piacerebbe vederlo. Mi piacerebbe vederlo un momento solo per sapere contro che cosa devo combattere. Il pesce non cambiò mai percorso né direzione per tutta quella notte, almeno per quanto poteva saperne il vecchio, guardando le stelle. Dopo la calata del sole scese il freddo e il sudore gli si asciugò sulla schiena e le braccia e le vecchie gambe. Durante il giorno aveva preso il sacco che copriva la tinozza delle esche e l'aveva steso al sole ad asciugare. Dopo la calata del sole se lo legò attorno al collo facendoselo ricadere sulla schiena e lo fece passare con cautela sotto la lenza che ora gli attraversava le spalle. Il sacco faceva da cuscino sotto la lenza e il vecchio aveva trovato un modo di stare piegato in avanti appoggiandosi alla prua che gli permetteva di stare quasi comodo. In realtà la posizione era soltanto un po' meno insopportabile, ma lui pareva quasi comoda. Non posso farci niente e neanche lui può farci niente, pensò, almeno fino a quando va avanti così. Ora procedevano più lentamente e le luci dell'Havana non erano molto forti, per cui capì che la corrente li stava trascinando verso oriente. Chissà come andrà il baseball quest'oggi, pensò. Sarebbe magnifico avere una radio. Poi pensò, non smettere di pensarci. Pensa a quello che stai facendo, non devi dire stupidaggine. Poi disse ad alta voce, come vorrei che ci fosse il ragazzo. Nessuno dovrebbe mai restare solo da vecchio, pensò. Ma è inevitabile. Devo ricordarmi di mangiare la lampuga prima che diventi cattiva, per mantenermi in forza. Ricordati che, voglia o non voglia, devi mangiarla in mattinata. Ricordati, disse a se stesso. Poi cominciò ad avere pena del grande pesce che aveva abboccato. È meraviglioso, è strano, chissà quanti anni ha, pensò. Non mi è mai capitato un pesce così forte e che si sia comportato in modo così strano. Forse è troppo saggio per saltare. Potrebbe uccidermi se saltasse o se si mettesse a correre forte, ma forse ha già abboccato molte volte e sa che la sua battaglia va combattuta in questo modo. Non può sapere che c'è un uomo soltanto contro di lui e che quest'uomo è un vecchio. Ma come deve essere grosso e chissà quanto ne farò al mercato se la carne è buona. Da come ha preso l'esca sembra un maschio e tira come un maschio e non c'è panico nella sua lotta. Chissà se ha qualche piano o se è disperato come me. Ora siamo legati l'uno all'altro e lo siamo da mezzogiorno e nessuno dei due ha qualcuno ad aiutarlo. Ma non è possibile che tiri questa barca in eterno, per grosso che sia. E io ho una gran riserva di lenza, quanta se ne può desiderare al mondo. Pesce, resterò con te fino alla morte. Anche lui resterà con me, pensò il vecchio, e aspettò che sorgesse la luce. Faceva freddo adesso, prima dell'alba, e il vecchio si strinse al legno per sentire un po' più caldo. Ce la farò finché ce la farà lui, pensò.
alla prima luce la lenza era tesa, lontana, profonda nell'acqua. La barca procedeva regolarmente e quando il primo sole sorse fu sulla spalla destra del vecchio. È diretto a nord, disse il vecchio. La corrente ci avrebbe spinto in direzione est, pensò. Come vorrei che avesse voltato con la corrente. Avrebbe voluto dire che era stanco. Quando il sole fu più alto, il vecchio si rese conto che il pesce non si stancava. Vi fu un unico segno favorevole. L'inclinazione della lenza rivelò che il pesce nuotava a una profondità minore. Questo non significava necessariamente che avrebbe fatto il salto, ma poteva farlo. Dio fa che salti, disse il vecchio. Ho abbastanza lenza da dominarlo. Forse se aumento un tantino la tensione, gli faccio male e lo faccio saltare, pensò. Ora che è giorno, bisognerebbe farlo saltare in modo che si riempia d'aria le sacche lungo la colonna vertebrale e così non possa andare a morire a fondo. Non devo far muovere l'amo, pensò. Ogni movimento allarga il taglio fatto dall'amo e allora, quando il pesce salta, potrebbe liberarsi. Pesce, disse, ti voglio bene e ti rispetto molto, ma ti avrò ammazzato prima che finisca questa giornata. Speriamo, pensò. Un uccello minuscolo si avvicinò alla barca da nord. Era una silvia e volava molto basso sull'acqua. Il vecchio capì che era molto stanca. L'uccello giunse sulla poppa della barca e vi si posò. Poi volò attorno alla testa del vecchio e si posò sulla lenza dove si sentiva più comodo. Quanti anni hai? Chiese il vecchio all'uccello. È il primo viaggio che fai? L'uccello lo guardò mentre il vecchio parlava. Era troppo stanco perfino per esaminare la lenza e barcollava mentre le zampe delicate la stringevano stretta. Dove sei diretto? Verso i falchi, pensò, che vengono in mare per cercarvi. Ma non parlò di questo all'uccello, che comunque non l'avrebbe capito. E avrebbe saputo fin troppo presto dei falchi. Riposati bene, uccellino, disse. Poi vai e rischia quel che devi rischiare, come qualsiasi uomo o uccello o pesce. Parlare gli dava coraggio perché durante la notte la schiena gli si era irrigidita e ora gli faceva molto male. Fermati in casa mia se vuoi, uccello, disse. Mi dispiace non poter issare la vela, trasportarti nel venticello che si sta alzando. Ma ho da fare con un amico. Proprio in quel momento il pesce diede uno strattone improvviso che fece cadere il vecchio sulla prua e l'avrebbe scaraventato a mare se non avesse ritrovato l'equilibrio, non avesse dato un po' di lenza. L'uccello si era alzato in volo quando la lenza aveva sobbalzato e il vecchio non l'aveva neanche visto andarsene. Tastò la lenza con cura con la mano destra e si accorse di avere la mano insanguinata. Spostando il peso della lenza sulla spalla sinistra e inginocchiandosi con cautela si lavò la mano in mare e ve la tenne immersa più di un minuto guardando la scia di sangue che si allontanava e il movimento regolare dell'acqua contro la mano. Mentre la barca procedeva, ha rallentato molto, disse. Il vecchio avrebbe voluto tenere più a lungo la mano nell'acqua salata, ma aveva paura di un altro strattone improvviso del pesce e si rizzò, mettendosi in equilibrio, alzò la mano contro il sole. Era stata la lenza a fargli un taglio nella carne, ma era in un punto della mano che doveva lavorare. Sapeva che avrebbe avuto bisogno delle mani prima che tutto fosse finito e non gli piaceva essersi tagliato prima di cominciare. Ora però devo mangiare. Si inginocchiò e con la gaffa trovò la lampuga, la poppa e la tirò verso di sé senza farla impigliare tra le lenze. Posò un ginocchio sul pesce e tagliò a strisce longitudinali di carne rosso scuro dal fondo della testa alla coda. Quando ebbe tagliato 6 strisce, le distese sul legno della prua, si pulì il coltello sui calzoni e sollevò per la coda la carcassa per gettarla in mare. Sentiva la pressione forte e regolare della lenza e gli venne un crampo alla mano sinistra. Era stretta sul cavo pesante e il vecchio la guardò con disgusto. Che razza di mano è mai questa? Disse.
Se vuoi un crampo, tientelo. Diventa pure un artiglio, non ti servirà a niente. Su, pensò, adesso mangia, che ti darà forza alla mano. Non è colpa della mano. Sei rimasto troppe ore con questo pesce, ma puoi restare con lui in eterno. Ora mangia! Prese un pezzo e lo portò alla bocca e lo masticò lentamente. Non era sgradevole. Masticalo bene, pensò. Spremine tutti i succhi. Non sarebbe cattivo a mangiarlo con un po' d'arancio o limone o sale. Come stai, mano? Chiese alla mano intorpidita, rigida, come se fosse morta. Ora ne mangio un po' per te. Bisogna essere pratici. Non c'è altro che conta, pensò. Vorrei avere un po' di sale. E non so se il sole farà marcire o seccare quello che avanza, così è meglio che lo mangi tutto, anche se non ho fame. Dio mi aiuti a farmi passare il crampo, disse, perché non so che cosa farà il pesce. Ah, sembra calmo. Quale sarà il suo piano, pensò, e qual è il mio? Il mio devo improvvisarlo sul suo, per via della sua dimensione. Se fa un salto posso ucciderlo. Si stropicciò la mano intorpidita contro i calzoni, cercò di articolare le dita, ma non si aprì. Guardò il mare e capì fino a che punto era solo adesso, ma vedeva i prismi dell'acqua scura profonda e la lenza tesa in avanti e la strana ondulazione della bonaccia. Le nuvole ora si stavano formando sotto l'Aliseo e guardando davanti a sé vide un branco di anatre selvatiche stagliarsi nel cielo sull'acqua, poi appannarsi, poi stagliarsi di nuovo e capì che nessuno è mai solo sul mare. Li odio. I crampi, pensò, sono un tradimento del corpo. È umiliante in presenza di altri avere la diarrea o vomitare per via di un avvelenamento, ma un crampo umilia, specialmente quando si è soli. Se ci fosse il ragazzo mi stropiccerebbe la mano, me lo farebbe scendere giù dall'avambraccio, pensò, ma scenderà da sé, pensò, ancora battendosi la mano sinistra con energia e rapidità contro la coscia. Fu in quel momento che vide la lenza inclinarsi lentamente verso la superficie dell'acqua. Sta salendo, disse. Su, mano, su, per favore. La lenza si alzò lentamente e regolarmente e poi la superficie dell'oceano si sollevò davanti alla barca e il pesce uscì. Uscì senza fine e l'acqua gli ricadde sui fianchi, era lucente nel sole, la testa e la schiena erano di un rosso scuro e nel sole le strisce sui fianchi apparivano larghe, di un lavanda leggero, la spada era lunga come una mazza da baseball e appuntita come una alabarda e il pesce si alzò in tutta la sua lunghezza dall'acqua e poi vi rientrò dolcemente come in un tuffo. È mezzo metro più lungo della barca, disse il vecchio. La lenza si allontanava in fretta ma regolarmente e il pesce non era preso dal panico. Il vecchio cercò con tutte e due le mani di tenere la lenza in modo che non si spezzasse. Sapeva che se non riusciva a far rallentare il pesce con una pressione regolare, il pesce poteva prendere tutta la lenza e spezzarla. È un pesce grosso e devo vincerlo, pensò. Devo impedirgli di rendersi conto della sua forza e di quello che potrebbe fare fuggendo. Se fossi al suo posto è adesso che la darei tutta e andrei avanti finché si spaccasse qualcosa, ma grazie a Dio non sono intelligenti come noi che li uccidiamo, anche se sono più nobili e più capaci. Il vecchio aveva visto molti pesci grossi. Ne aveva visti molti che pesavano più di 4 quintali e mezzo, ne aveva già presi 2 di quelle dimensioni in vita sua, ma non era mai stato solo. Ora da solo, in pieno mare aperto, era legato al pesce più grosso che avesse mai visto e di cui avesse perfino sentito parlare. E aveva la mano sinistra ancora serrata come la morsa degli artigli di un'aquila. Chissà perché ha fatto quel salto, pensò il vecchio. Pareva quasi che volesse farmi vedere quanto era grosso. Comunque ora lo so, pensò. Vorrei potergli mostrare che tipo di uomo sono io, ma allora mi vedrebbe la mano col crampo. Facciamoli credere che sono più uomo di quanto non sia, così lo diventerò. Vorrei essere il pesce, pensò, con tutto quello che da contrapporre alla mia volontà, alla mia intelligenza, che sono l'unica cosa che ho io.
Non sono religioso, ma dirò 10 paternoster e 10 Ave Marie per prendere questo pesce. Se lo prendo, prometto di fare un pellegrinaggio alla Vergine di Cobre. È una promessa. Cominciò a recitare meccanicamente le preghiere. Ogni tanto era così stanco che non riusciva a ricordare le parole, allora le diceva in fretta perché gli venissero meccanicamente. L'Ave Maria è più facile da dire del Pater Nostro, pensò. Poi disse: Vergine benedetta, prega per la morte di questo pesce, per meraviglioso che sia. Dette le preghiere si sentì molto meglio, anche se soffriva esattamente come prima, forse un po' di più. Ora il sole era caldo, nonostante la brezza si stesse alzando, leggera. Si appoggiò comodo al legno e accettò le sofferenze così come gli venivano, e il pesce continuò a nuotare regolarmente e la barca a spostarsi lentamente sull'acqua scura. Si alzò un po' di mare col vento che veniva da est, e a mezzogiorno la mano del vecchio non aveva più il crampo. Cattive notizie per te, pesce. È meglio che rimetta l'esca alla lenza piccola a poppa, disse. Se il pesce decide di resistere un'altra nottata, avrò bisogno di mangiare e l'acqua nella bottiglia è quasi finita. Come vorrei che stanotte mi venisse a bordo un pesce volante, ma non ho luci per attirarlo. Un pesce volante è buonissimo da mangiare crudo e non avrei bisogno di tagliarlo. Ora devo risparmiare tutte le forze. Cristo, non sapevo che fosse così grosso, però lo ucciderò, disse, in tutta la sua grandezza e il suo splendore. Ora che lo aveva visto, riusciva a immaginare il pesce mentre nuotava nell'acqua con le pinne pettorali violette spalancate come ali e la grande coda eretta che fendeva il buio. Ora si sentiva molto stanco e sapeva che presto sarebbe giunta la notte e cercava di pensare agli Yankees di New York che giocavano contro i Tigers di Detroit, purché non vengano i pescecani, disse ad alta voce. Se vengono i pescecani, Dio abbia pietà di lui e di me. Credi che il grande Di Maggio resisterebbe con un pesce tutto il tempo che io resisterò con questo, pensò. Sono certo di sì, ancora di più, dato che è giovane e forte. Anche suo padre faceva il pescatore. Quando il sole tramontò, per farsi coraggio ricordò che una volta, in una taverna di Casablanca, aveva giocato a braccio di ferro col grande negro di Cienfuegos, che era l'uomo più forte del porto. Erano rimasti un giorno e una notte coi gomiti su una linea di gesso tracciata sul tavolo e gli avambracci ritti e le mani serrate in una morsa. Ciascuno cercava di costringere la mano dell'altro ad abbattersi sul tavolo. Si erano fatte molte scommesse, la gente andava e veniva dalla stanza sotto le lampade a petrolio, il vecchio continuava a guardare il braccio, la mano del negro, la faccia del negro. Cambiavano gli arbitri ogni 4 ore dopo le prime 8 perché gli arbitri potessero dormire. Usciva sangue da sotto le unghie sue e del negro e si guardavano negli occhi e guardavano le mani e gli avambracci e gli scommettitori andavano e venivano per la stanza e si mettevano a sedere sui seggiolini lungo le pareti e stavano a guardare. Le scommesse cambiarono, oscillarono tutta la notte e il negro venne nutrito con il rum. A lui diedero sigarette già accese. Il negro, dopo il rum, faceva sforzi colossali e una volta aveva fatto perdere l'equilibrio di quasi 8 centimetri al vecchio, che allora non era vecchio. Ma il
vecchio aveva rialzato la mano, rimettendola in pari. Fu certo allora che avrebbe battuto il negro, che era l'uomo in gambe, un grande atleta. E all'alba, quando gli scommettitori chiedevano che si tirasse a sorte, l'arbitro scuoteva la testa, aveva sferrato il suo attacco, aveva forzato la mano del negro giù e giù finché non l'aveva appoggiata sul legno. La gara era incominciata una domenica mattina ed era finita il lunedì mattina. Dopo, tutti lo avevano chiamato per molto tempo il campione. Poco prima che scendesse il buio, alla lenza piccola abboccò un'altra piccola lampuga, e il vecchio si ricordò che il grande Marlin non aveva mangiato da quando aveva preso l'esca, ed era enorme, aveva bisogno di molto cibo. Io invece ho mangiato e domani mangerò ancora. Come stai, pesce? Chiese ad alta voce. Io sto bene, la mano sinistra va meglio, ho da mangiare per una notte e un giorno, tira la barca. Pesce! Il dolore della lenza tenuto dietro la schiena era molto forte. Mi è capitato di peggio, pensò. Nella mano non ho che un taglietto piccolo e nell'altra il crampo se n'è andato, le gambe sono a posto e poi adesso sono più forte di lui nella questione del cibo. Ormai era buio. Diventa buio in fretta quando tramonta il sole in settembre. Il vecchio si stese sul letto consunto della prua e si riposò più che poté. Spuntarono le prime stelle. Il pesce è mio amico, disse ad alta voce. Non ho mai visto, non ho mai sentito parlare di un pesce simile, ma devo ucciderlo. Sono contento che non dobbiamo cercare di uccidere le stelle. Pensa se ogni giorno un uomo dovesse cercare di uccidere la luna, pensò. E pensa se ogni giorno uno dovesse cercare di uccidere il sole. Siamo nati fortunati, ma... Tu non hai ancora dormito, vecchio, disse ancora. Ed è da una mezza giornata e da una nottata, ora anche un'altra giornata, che non dormi. Devi inventare qualcosa per dormire un po', se lui sta quieto e tranquillo. Se non dormi rischi di perdere la lucidità mentale. Anche la luna e il sole dormono. Perfino l'oceano dorme a volte. Certi giorni che non c'è corrente, l'acqua è calma. Ora bisogna che mangi e riposi e dorma un po'. La mano destra resisterà finché è sorretta, pensò. Se nel sonno si abbandona, la mano sinistra mi sveglierà quando la lenza incomincerà a svolgersi. È dura per la mano destra, ma lei è abituata a soffrire. Anche se dormo 20 minuti o mezz'ora, no, non importa. Si distese in avanti rannicchiandosi contro la lenza con tutto il corpo, appoggiando tutto il peso alla mano destra, e si addormentò. Sognò di essere al villaggio, nel suo letto, e c'era la tramontana e faceva molto freddo e gli si era addormentato il braccio destro perché la testa vi si era appoggiata usandolo da cuscino. Poi incominciò a sognare la lunga spiaggia gialla e vide il primo leone giungervi sul fare del buio, e poi giunsero gli altri leoni ed era felice. Si era levata da un pezzo, ma il vecchio continuò a dormire e il pesce continuò a tirare con regolarità e la barca procedette
nella galleria di nuvole. Si svegliò al sobbalzo del pugno destro che lo colpì in faccia mentre la lenza si svolgeva scottandolo. Non aveva sensibilità nella mano sinistra, ma frenò più che poté con la destra e la lenza filò via di fretta. Finalmente la mano sinistra trovò la lenza e il vecchio si fece forza contro la lenza che ora gli scottò la schiena. La mano sinistra resse tutto il peso che le produsse un taglio profondo. Il vecchio si voltò a guardare le duglie che si svolgevano. Proprio in quel momento il pesce saltò in una grande esplosione d'acqua e poi ricadde pesante. Poi tornò a saltare più volte e la barca andava veloce nonostante la lenza che continuava a svolgersi e il vecchio continuava a portare la tensione al punto massimo. È questo che stavamo aspettando, pensò. Dunque ora godiamocelo. Fagliela pagare la lenza, pensò. Se vuole più lenza, fagliela pagare. La velocità della lenza gli faceva tagli profondi nelle mani, ma lui aveva sempre saputo che questo sarebbe successo e si sforzò di esporre ai tagli le parti callose e di non lasciare scivolare la lenza sul palmo della mano e di non tagliarsi le dita. La lenza continuò a svolgersi, ma ora stava rallentando e il vecchio costringeva il pesce a conquistarsene ogni centimetro. Si alzò in ginocchio e poi si alzò lentamente in piedi. Continuava a lasciare scorrere la lenza, ma sempre più lentamente. Sì, pensò, e ora ha già fatto più di una decina di balzi e si è riempito d'aria le sacche della schiena e non può andare a morire a fondo senza lasciarsi tirare a galla. Presto comincerà a rotare e allora devo mettermi al lavoro. Chissà cos'è stato a farlo balzare così d'improvviso, che sia stata la fame a renderlo così disperato o che l'abbia spaventato qualcosa nella notte. Forse ha provato una paura improvvisa. Si lavò la mano destra nell'acqua e poi la lasciò nell'acqua salata mentre guardava spuntare la prima luce che precede l'alba. È diretto verso est, pensò. Questo significa che adesso è stanco e segue la corrente. Presto dovrà mettersi a rotare e allora comincia il lavoro vero. Quando decise che la mano destra era rimasta abbastanza nell'acqua, la tirò fuori e la guardò. Non va così male, disse, e il dolore non deve avere importanza per un uomo. Impugnò la lenza con cautela in modo che non gli si incastrasse nei tagli recenti e spostò il peso in modo da poter immergere nel mare la mano sinistra dall'altro lato della barca. Non te la sei cavata tanto male per essere quello che sei, disse alla mano sinistra, ma c'è stato un momento che non sono riuscito a trovarti e se ti ritorna il crampo ti giuro che ti lascio tagliare via dalla lenza. Quando il pesce incominciò a girare, il sole si stava levando per la terza volta da quando il vecchio aveva preso il mare. È un giro molto largo, ma sta girando. Devo tenerlo più che posso, lo sforzo gli accorcerà sempre di più il giro. Forse tra un'ora riesco a vederlo, ora devo domarlo, poi devo ucciderlo. Ma il pesce continuò a girare lentamente. 2 ore dopo il vecchio era bagnato di sudore, aveva le ossa molto stanche. Ma ora i giri erano molto più stretti e dall'inclinazione della lenza si capiva che il pesce era salito con regolarità mentre nuotava. Da un'ora il vecchio si vedeva macchie nere davanti agli occhi, il sudore gli copriva di sale gli occhi. Non aveva paura delle macchie nere, erano normali data la tensione a cui stava sottoponendo la corda, però 2 volte si era sentito debole e gli era venuto il capogiro. Questo lo aveva preoccupato. Non posso tradire me stesso e morire con un pesce come questo, disse. Ora che sta venendo così bene, Dio mi aiuti a resistere. Dirò 100 paternoster e 100 ave marie, ma non posso dirle adesso. Considerale però dette, eh? Le dirò più tardi. Poi lo vide. Lo vide da prima, come un'ombra scura che impiegò un tempo infinito ad emergere. No, disse, non può essere così grosso. Ma lo era. Così grosso, e alla fine del giro salì alla superficie a 30 metri soltanto di distanza e il vecchio gli vide la coda fuori dell'acqua. Era più alta della lama di una grossa falce e di un colore lavanda molto pallido sull'acqua azzurro scuro. Il vecchio ora sudava per qualcosa che non era soltanto il sole. A ogni svolta calma, placida del pesce recuperava la lenza ed era certo che in altre 2 svolte sarebbe riuscito a lanciare la fiocina. Ma devo farlo venire vicino, 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 pensò. Non devo mirare alla testa,
devo prendere il cuore. Sii calmo e forte, vecchio, disse. Al giro successivo la schiena del pesce si scoprì, ma era un po' troppo lontana dalla barca. Al giro successivo era ancora troppo lontano, ma era più scoperto. Il vecchio era certo che recuperando ancora un po' di lenza l'avrebbe avuto vicino. Aveva attrezzato la fiocina da molto tempo. Il pesce ora si avvicinava nel suo giro calmo e bello e muoveva soltanto la grande coda. Il vecchio tirò più che poté per avvicinarlo. Tirate mani, pensò. Forza gambe, resisti per me. Testa, resisti per me. Non mi hai mai lasciato, questa volta lo prendo. Tirò con tutta la forza, il pesce si piegò un poco e poi si raddrizzò e si allontanò. Pesce, disse il vecchio, pesce. Dovrai morire in ogni caso, vuoi uccidere anche me. Mi stai uccidendo, pesce, pensò il vecchio. Ma hai il diritto di farlo. Non ho mai visto nulla di grande, bello e calmo e nobile come te, fratello. Vieni a uccidermi. Non mi importa chi sarà a uccidere l'altro. Ora stai perdendo la testa, pensò. Devi tenere la testa lucida. Tieni la testa lucida, ritorna in te, disse con una voce che riudì soltanto lui. Ritorna in te. Raccolse tutto il dolore e ciò che gli restava della sua forza e dell'orgoglio e lo mise contro l'agonia del pesce. E il pesce si accostò al suo fianco e nuotò con garbo sul fianco, sfiorando quasi il fasciame della barca. E si avviò a oltrepassarla, lungo, profondo, largo, argenteo, striato di viola, interminabile nell'acqua. Il vecchio lasciò cadere la lenza e vi posò sopra il piede, alzò la fiocina più alta che poté e la lanciò con tutta la sua forza. E la nuova forza che aveva allora trovato nel fianco del pesce, dietro la grande pinna pettorale che si alzava nell'aria, giungendo all'altezza del petto dell'uomo, sentì il ferro conficcarsi e vi si appoggiò sopra e lo immerse più profondamente e poi lo spinse con tutto il peso del suo corpo. Allora il pesce tornò in vita, recando in sé la sua morte, e si librò alto fuori dell'acqua, mostrando tutta la sua grandezza e larghezza e tutta la sua forza, la sua bellezza. Parve restare sospeso nell'acqua, sul vecchio, nella barca, poi precipitò in acqua in un crollo che coprì di spuma il vecchio e tutta la barca. Il pesce adesso era argenteo e immobile e fluttuava nelle onde. I am your dream, I come to you when all the cares of day are through. I am your dream, I bring with me a perfume breeze from Araby. Just close your eyes and sleepy lions play upon the shores below. Anything your heart desires, it shall be so. I am your dream, your special star that shines for you when you are lonely. I am your dreams, your secret door. I am the dream you've waited. Just close your eyes, your love is waiting where the golden waters flow. Anything your heart desires, wish it, it shall be so. I am your dream, your special star that shines for you when you
secret door. I am the dream you waited for. Ho ucciso questo pesce che è mio fratello. Ora devo fare il lavoro vero. Ora devo preparare il cavo per attraccarlo alla barca, pensò. Anche se fossimo in due per issarlo a bordo, il pesce non ci starebbe dentro. Devo preparare tutto, poi avvicinarlo, attraccarlo bene, armare l'albero e salpare verso terra. Al lavoro, vecchio, disse. Beve un sorso molto piccolo d'acqua. C'è molto lavoro da fare ora che la lotta è finita. Alzò gli occhi a guardare il cielo, poi li abbassò sul suo pesce, guardò il sole attentamente. Non è passato da molto il mezzogiorno, pensò, e l'Aliseo si sta alzando. Pesa quasi 7 quintali, così com'è, pensò, forse di più. E se riuscissi a ricavare i 2/3 a 60 senza al chilo? Ho bisogno di una matita per fare il conto. No, non ho la testa abbastanza lucida, ma credo che il grande Di Maggio sarebbe orgoglioso di me. Legò il pesce a prua e a poppa e al banco centrale. Era così grosso che fu come legare una barca più grossa affiancandola alla sua. Poi armò l'albero e la vela rattoppata si rizzò. La barca si mise in moto e, mezzo sdraiato a poppa, il vecchio salpò in direzione sud-ovest. Bisognerà che metta in acqua una lenza con un amo a cucchiaio per cercare di procurarmi qualcosa da mangiare e da succhiare, ma non riuscì a trovare l'amo e le sardine erano marce. Così prese con la gaffa un po' di alghe gialle mentre passavano e le scrollò in modo che i gamberetti che vi erano attaccati cadessero sul fasciame della barca. Ve ne erano più di 12 e saltarono scalciando come pulci di mare. Il vecchio staccò loro la testa col pollice e l'indice e li mangiò masticando il guscio e la coda. Erano minuscoli ma sapeva che erano nutrienti e avevano un buon sapore. Aveva ancora 2 sorsi d'acqua nella bottiglia e ne beve mezzo sorso dopo aver mangiato i gamberetti. La barca procedeva bene, tenuto conto del carico. Il vecchio la pilotava tenendo la barra del timone sotto il braccio. Vedeva il pesce e gli bastava guardarsi le mani e sentirsi la schiena contro la poppa per sapere che tutto era veramente avvenuto e non era un sogno. La sola cosa che devo fare adesso è di conservare la mente lucida. Passò un'ora prima che il primo pesce-cane lo azzannasse. Era salito dal fondo del mare quando la nube scura di sangue si era allargata. Aveva trovato la scia e aveva incominciato a nuotare nella direzione tenuta dalla barca e dal pesce. Era un grossissimo pesce-cane maco. Aveva le mascelle enormi, serrate, adesso che nuotava in fretta, appena sotto la superficie, con l'alta pinna dorsale che fendeva l'acqua, senza vibrazioni. Dentro il doppio labbro, chiuso dalle mascelle, tutte le 8 file di denti erano inclinate verso l'interno. Erano lunghi quasi come le dita del vecchio. Avevano bordi taglienti, affilati come rasoi, da tutti e 2 i lati. Quando il vecchio lo vide giungere, capì che questo era un pesce cane che non aveva la minima paura e avrebbe fatto esattamente tutto quello che voleva. Preparò la fiocina e diede di volta alla sagola mentre osservava il pesce cane avvicinarsi. Il vecchio ora aveva la mente lucida e pronta ed era ben deciso, ma aveva poca speranza. Era troppo bello per durare, pensò. Il pesce cane si accostò alla poppa. Maledetta tua madre, pensò il vecchio, e quando lo colpivi della bocca che si apriva e gli strani occhi e udì il suono tintinnante dei denti quando si immersero nella carne poco sopra la coda del pesce, sentì il rumore della pelle e della carne che si lacerava e lo colpì tra gli occhi, lo colpì con le sanguinanti mani molli, lanciando una buona fiocina con tutta la sua forza, colpì senza speranza ma con decisione. Il pesce cane si rivoltò e mostrò all'occhio al vecchio l'occhio senza vita, poi si rivoltò di nuovo avvolgendosi in 2 giri di sagola. Il vecchio sapeva che era condannato, ma non si sarebbe rassegnato. Poi, rivoltato sulla schiena con la coda sferzante e le mascelle tintinnanti, il pesce cane sbatté l'acqua come un motoscafo. L'acqua era bianca sotto i colpi della coda e per 3/4 il corpo era visibile sull'acqua quando la sagola si tese, vibrò e si spezzò. Il pesce cane rimase disteso un momento sulla superficie. Il vecchio lo guardò. Poi affondò lentamente. Si è portato via quasi 20 chili, disse il vecchio ad alta voce. Si è portato via anche la fiocina e tutta la sagola, pensò.
E ora il mio pesce perde di nuovo sangue. E ne verranno degli altri. Ma non c'è niente da fare per il momento. Sì, c'è qualche cosa, disse ad alta voce. Posso legare il coltello all'impugnatura di un remo. Così fece, tenendosi la barra del timone sotto il braccio. Ecco, disse, sono ancora vecchio, ma non sono disarmato. Ora il vento era fresco e la barca procedeva bene. Il vecchio guardava soltanto la parte anteriore del pesce e gli ritornò qualche speranza. È stupido non sperare, pensò. Si sporse dal fianco della barca e staccò un pezzo di carne del pesce nel punto in cui il pesce-cane l'aveva azzannato. Lo masticò, ne apprezzò la qualità e il sapore. Era sodo e sugoso, non era coriaceo e sapeva che se ne sarebbe ricavato il prezzo più alto sul mercato. Ma non vi era modo di tenere la scia fuori dall'acqua. Il vecchio sapeva che stava per giungere un altro momento molto brutto. Guardava davanti a sé, ma non riuscì a scorgere né vele, né lo scafo o il fumo di qualche nave. Era in navigazione da 2 ore, riposando a poppa e masticando ogni tanto un pezzetto di carne del marlin, cercando di riposare, di restare forte, quando vide i 2 pescecani. Ai, disse ad alta voce, ai. Avevano trovato la scia ed erano eccitati, e nella stupidità della loro grande fame, dall'eccitamento continuavano a perdere e ritrovare la scia, ma continuavano a stare vicini. Il vecchio bloccò la barra del timone, poi afferrò il remo sul quale aveva legato il coltello. Lo sollevò più leggermente che poté, perché le mani si ribellavano al dolore. Poi le aprì e le chiuse leggermente sul remo per scioglierle. Le richiuse saldamente in modo che ora accettassero il dolore e non gli venissero meno. E osservò i pescecani che si avvicinavano. Erano pescecani odiosi, puzzolenti, divoratori di cadaveri, oltre che assassini. E quando avevano fame azzannavano un remo o il timone delle barche. Erano questi pescecani che tagliavano le gambe delle tartarughe quando le tartarughe dormivano alla superficie, o azzannavano un uomo in mare se avevano fame, anche se l'uomo non aveva addosso l'odore del sangue. Ai, disse il vecchio, venite, venite. Vennero, ma non vennero come era venuto il maco. Arrivarono come maiali al truogolo. Uno si voltò e scomparve sotto la barca, e il vecchio sentì la barca tremare per gli strattoni che diede al pesce. L'altro guardò il vecchio dalle fessure degli occhi gialli e poi si avvicinò in fretta col semicerchio delle mandibole spalancate ad azzannare il pesce nel punto in cui era già stato colpito. La linea era chiaramente visibile in cima alla testa bruna e giù dove il cervello si congiungeva al midollo spinale. Il vecchio spinse il coltello legato al remo nel punto di congiuntura, lo ritirò e tornò a immergerlo negli occhi gialli da gatto dello squalo. Lo squalo lasciò la presa del pesce e affondò, inghiottendo mentre moriva ciò che aveva rubato. La barca era ancora scrollata dalla rovina che l'altro squalo stava compiendo sul pesce, e il vecchio fece in modo che la barca, bordeggiando, facesse uscire lo squalo da sotto lo scafo. Quando lo vide, si sporse dalla barca e lo colpì. La pelle era dura, il coltello vi penetrò appena. La botta non gli fece male soltanto alle mani, ma anche alla spalla. Ma lo squalo salì in fretta, scoprendo la testa. Il vecchio lo colse esattamente nel centro della testa, appiattita, nel momento in cui il naso uscì dall'acqua. Il vecchio ritirò la lama e tornò a colpire lo squalo esattamente nello stesso punto. Lo squalo rimase attaccato al pesce con le mascelle chiuse, e il vecchio lo pugnalò nell'occhio sinistro. Lo squalo continuò a tenere la presa. No, disse il vecchio, e spinse la lama tra le vertebre e il cervello. Sentì la cartilagine che si apriva, girò la lama e il coltello si spezzò. Quando vide lo squalo affondare, disse: vai adesso, vai, vai a trovare il tuo amico, sempre se non era tua madre. Devono averne preso più di un quarto, ed è la parte migliore, disse ad alta voce. Come vorrei che fosse un sogno e che non avesse mai abboccato. Perdonami, pesce, così diventa tutto sbagliato, disse, sia per te che per me. Perdonami, pesce, Dio sa quanto ne ha preso quest'ultimo, disse. Ma ora la barca è molto più leggera. Non voleva pensare alla pancia mutilata del pesce. Sapeva che ogni strattone dello squalo significava un pezzo di carne strappata, e che ora il pesce lasciava nel mare una scia larga come una strada maestra per tutti gli squali. Ho ancora 2 remi e la barra del timone e la mazza. Ormai hanno vinto loro, pensò. Sono troppo vecchio per uccidere gli squali ammazzate, ma cercherò di farlo finché avrò i remi e la mazza e la barra del timone. Era pomeriggio avanzato e non si vedeva che il mare e il cielo. Nel cielo vi era più vento di prima. Il vecchio sperò di vedere presto terra. Sei stanco, vecchio, disse. Sei stanco dentro. Presto sarà buio, pensò, e allora dovrei vedere le luci dell'Avana.
Spero che nessuno sia stato in pensiero per me. Naturalmente c'è soltanto il ragazzo a stare in pensiero, ma sono certo che ha avuto fiducia. Anche qualche vecchio pescatore sarà in pensiero. La mia città è buona. Non poteva più parlare col pesce perché il pesce era stato troppo mutilato. Poi gli venne in mente qualcosa. Mezzo pesce, disse. Tu che sei stato un pesce. Ho mandato in malora tutti e due, ma abbiamo ucciso molti squali, tu e io, eh? Quanti ne hai uccisi tu, vecchio pesce? Non hai certo quella spada in testa per niente. Ne ho una metà, penso. Forse avrò la fortuna di portare a casa la metà anteriore. Devo avere anch'io un po' di fortuna. Mi piacerebbe comprare un po' di fortuna. Se c'è qualche posto dove la vendono, disse. Ah, con che cosa potrei comprarla, si chiese. Potrei comprarla con una fiocina perduta, un coltello rotto, due mani ferite. Forse hai cercato di comprarla con 84 giorni di mare e quasi te l'avevano venduta. Vide il riflesso delle luci della città quando avrebbero dovuto essere le 10 di quella sera. Dapprima erano visibili soltanto come la luce nel primo cielo prima che si levi la luna. Poi si videro chiaramente attraverso l'oceano increspato adesso da una brezza crescente. Girò il timone in direzione della luce e pensò che presto ormai sarebbe giunto al limite della corrente. Ormai è finita, pensò. Probabilmente gli squali mi attaccheranno di nuovo. Ma che cosa può fare contro di loro un uomo disarmato al buio? Ora era rigido e indolenzito e le ferite e tutte le parti stanche del corpo gli facevano male nel freddo della notte. Spero di non dover tornare a combattere, pensò. Spero tanto di non dover tornare a combattere. Ma verso mezzanotte combatté. Questa volta sapeva che il combattimento era inutile. Giunsero in una frotta e il vecchio riuscì a vedere soltanto le linee fatte nell'acqua dalle pinne e la loro fosforescenza quando si gettarono sul pesce. Prese ammazzate le teste, udì le mascelle serrarsi e la barca scrollata mentre gli squali attaccavano da sotto. Colpì disperatamente qualcosa che si poteva soltanto sentire, udire. Sentì che qualcosa si impadroniva della mazza e la mazza scomparve. Strappò dal timone la barra e ricominciò a sferrare mazzate, stringendola con tutte e due le mani, abbattendola più forte. Ma ormai erano già arrivati a prua e si ammassavano l'uno sull'altro, tutti insieme, mentre si voltavano per ritornare subito. I pezzi di carne strappati si vedevano luminosi sott'acqua. Alla fine uno giunse alla testa e il vecchio capì che era finita. Abbatté la barra sulla testa dello squalo mentre le mascelle erano serrate nella testa del pesce, che non si lasciava staccare. Colpì una, più volte, udì la barra che si spezzava e batté lo squalo con l'impugnatura scheggiata. La sentì penetrare e, sapendo che la tagliente era immersa di nuovo, lo squalo lasciò la presa e si staccò rivoltandosi. Fu l'ultimo squalo della schiera ad avvicinarsi. Non c'era più niente da mangiare per loro. Il vecchio ora respirava a stento. Sputò nell'oceano e disse: mangiate anche questo e sognate di aver ucciso un uomo. Sentì che era dentro la corrente. Ora vide le luci lungo la spiaggia. Ora sapeva dove era. Sapeva che stava tornando a casa. Quando entrò nel piccolo porto, il vecchio sapeva che tutti erano a letto. Non c'era nessuno ad aiutarlo, così issò la barca meglio che poté, poi scese, la legò a uno scoglio e si avviò verso la salita. Fu allora che capì la profondità della sua stanchezza. Si fermò un momento e si voltò a guardare e vide la grande coda del pesce che sorgeva ritta dietro la poppa della barca. Vide la linea nuda, bianca della colonna vertebrale e la massa scura della testa e tutta la nudità in mezzo. Dovette sedere 5 volte prima di arrivare alla sua capanna. Nel buio trovò una bottiglia d'acqua e beve un sorso, poi si distese sul letto, si tirò la coperta sulle spalle, poi sulla schiena e sulle gambe e dormì a faccia in giù sui giornali, con le braccia tese e le palme delle mani girate. Dormiva ancora quando il ragazzo si affacciò alla porta. Era venuto alla capanna del vecchio come faceva ogni mattina. Il ragazzo vide che il vecchio respirava e poi vide le mani del vecchio e si mise a piangere.
uscii senza fare rumore per andare a prendere un po' di caffè e lungo tutta la strada continuò a piangere. C'erano molti pescatori intorno alla barca, intenti a guardare ciò che c'era legato accanto, e uno era nell'acqua coi calzoni arrotolati e misuravano lo scheletro con un pezzo di lenza. Il ragazzo non scese alla spiaggia. «Come sta?» gli chiese un pescatore. «Dorme», disse il ragazzo. «Era lungo 5,5 metri, dal muso alla coda», disse un altro pescatore. «Lo credo», disse il ragazzo. Andò a prendere una lattina di caffè, caldo e con molto latte e zucchero. Il ragazzo portò la lattina di caffè caldo nella capanna del vecchio, gli sedette accanto aspettando che si svegliasse. Una volta parve che stesse per svegliarsi, ma era ripiombato in un sonno pesante. Finalmente il vecchio si svegliò. «Resta sdraiato», disse il ragazzo. «Bevi questo». Gli versò un po' di caffè in un bicchiere, il vecchio lo prese e lo beve. «Mi hanno battuto, Manolin», disse. «Mi hanno proprio battuto». «Ma non ti ha battuto lui, il pesce?» «No, è vero, è stato dopo». «Resta sdraiato, vecchio, che ora ti porto la camicia pulita e qualcosa da mangiare». «Porta tutti i giornali dei giorni in cui non c'ero», disse il vecchio. «Devi metterti a posto in fretta», disse il ragazzo, «perché ho ancora molto da imparare e tu puoi insegnarmi tutto». Il vecchio si addormentò, dormì ancora bocconi, e il ragazzo gli sedeva accanto e lo guardava. Il vecchio sognava i leoni. Ensemble Hemingway ha diretto e suonato il piano il maestro Giuseppe Bruno, al flauto Bruno Fiorentini, ha suonato il sax alto e ha cantato Valentina Renesto, sax tenore e sax baritono Francesca Simonelli, al contrabbasso Danilo Grandi e al violino Valerio Giannarelli.
Vi rifacciamo per il nostro piacere, spero anche per il vostro, il pezzettino dell'uccellino della salvia, che a me piace molto. Sempre se lo trovo. Small Bird, le musiche che avete sentito sono di Dmitri Tiomkin, come ha già detto Sergio, hanno vinto il premio Oscar. Dmitri Tiomkin è uno dei più grandi compositori di tutto un periodo di Hollywood che va dall'inizio degli anni 60 fino a metà degli anni 70, insomma un grandissimo. E queste sono le stesse musiche che lui ha scritto per il film, quello interpretato da Spencer Tracy, che peraltro nel film hanno più o meno usato questa traduzione, che è quella di Fernanda Pivano, che è una traduzione che ancora adesso è straordinaria. Un minuscolo uccello si avvicinò alla barca da nord. Era una silvia e volava molto basso sull'acqua. Il vecchio capì che era molto stanca. L'uccello giunse sulla poppa della barca e vi si posò. Poi volò attorno alla testa del vecchio e si posò sulla lenza, dove si sentì più comodo. «Quanti anni hai?» chiese il vecchio all'uccello. «È il primo viaggio che fai?» L'uccello lo guardò mentre il vecchio parlava. Era troppo stanco perfino per esaminare la lenza e barcollava mentre le zampe delicate la stringevano stretta. «Dove sei diretto?» «Verso i falchi», pensò, «che vengono in mare per cercarvi». Ma non parlò di questo all'uccello, che comunque non l'avrebbe capito e avrebbe saputo fin troppo presto dei falchi. «Ripositi bene, uccellino», disse, «poi vai e rischia quel che devi rischiare, come qualsiasi uomo o uccello o pesce». Parlare gli dava coraggio, perché durante la notte la schiena gli si era irrigidita e ora gli faceva molto male. «Fermati in casa mia se vuoi, uccello», disse. «Mi dispiace di non poter issare la vela e trasportarti nel venticello che si sta alzando, ma ho da fare con un amico».